Grande festa di chiusura del Gioco Estate 2010 presso l'Anfiteatro dei Giardini Pubblici. Un bilancio positivo per una serie di attività nelle quali i ragazzi hanno potuto esprimere le proprie potenzialità, vivendo esperienze che hanno intrecciato il piacere di stare insieme al saper fare e al conoscere. L'amministrazione comunale anche quest'anno è riuscita ad organizzare il centro estivo, anche se da poco insediata, ci siamo insediati soltanto a maggio, e lavorando sodo siamo riusciti a, con un bando pubblico, a proporre questo servizio alle famiglie. È riuscito benissimo, e si sono iscritti molti ragazzi e mi auguro che l'anno prossimo riusciamo ad allargare il numero, perché mi dispiace, sono dispiaciuta per i ragazzi che sono rimasti fuori, e anche coinvolgere più animatori. Questo è l'obiettivo per l'anno prossimo. In più siamo rimasti nel nostro paese perché i bambini devono affezionarsi, devono innamorarsi delle strutture che hanno, perché durante l'inverno vivono il nostro paese velocemente, vanno a scuola in macchina, sono accompagnati dai genitori in macchina, sono ripresi e vengono accompagnati nelle parrocchie sempre in macchina, quindi il paese non si vive con serenità, con gioia. Quindi il centro estivo offre un'occasione per poter conoscere quello che abbiamo, perché loro saranno i cittadini del futuro e quindi potranno migliorare sempre di più il proprio paese. Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento. Organizzata dall'assessorato allo spettacolo, una rappresentazione che ha coinvolto grandi e piccini in un'atmosfera magica. Come assessorato allo sport
ho collaborato con l'assessorato alle politiche sociali per l'organizzazione di questo gioco estate. Infatti tramite il mio assessorato abbiamo deciso di inserire al gioco estate latianese tutte le attività sportive. Lo sport è un elemento importante per ogni cittadino latianese, è un elemento di istruzione, un elemento di amore, è un elemento di collaborazione tra bambini. Oggi abbiamo anche voluto uno spettacolo di burattini, che è lo spettacolo di Allerchino, Colombina e la magica mortadella. Questo crea una sinergia totale tra l'uomo e i bambini, tra lo spettacolo dei burattini e i bambini. È qualcosa di divertente, ma nello stesso tempo è qualcosa di istruttivo.